Nel 1946 un sacco di giornalisti andarono in Germania cercando di risolvere il grande enigma. Vale a dire, come era possibile che il paese di Goethe, di Beethoven, che tanto aveva dato allo sviluppo dell'Europa, fosse sprofondato nel nazismo, producendo una guerra di oltre 55 milioni di morti? Domanda impegnativa. Per questo un sacco di giornalisti si guardò bene dal dare una risposta decente. Molti di essi si limitarono a scendere nelle cantine dove i tedeschi vivevano, affamati, infreddoliti, umiliati, per chiedere loro: state meglio adesso oppure quando c'era Hitler? Udita la risposta, se ne andavano a scrivere l'articolo che denunciava il nazismo sempre forte, ancora da estirpare, un sistema comodo per tacitare quella coscienza che sussurrava in Inghilterra e pure altrove: ma non siamo stati complici pure noi del nazismo agli inizi? Tra quei giornalisti c'era Stieg Dagerman, che giornalista non era, ma era conosciuto in Svezia perché aveva pubblicato un paio di romanzi che avevano ben impressionato. Da quel viaggio ricava una serie di articoli che saranno raccolti in un libro, Autunno tedesco e il suo titolo, in Italia pubblicato da Iperborea. La traduzione è di Massimo Ciaravolo. Dagerman visiterà Amburgo, Berlino, Monaco e altre città tedesche. Vedrà uomini e donne che vivono coi piedi nell'acqua, al freddo, mal vestiti. E avverte: la fame non è una buona maestra per la democrazia. E l'atteggiamento da padroni dei vincitori che si prendono le affamate ragazze tedesche non sarà efficace per arrivare a spedire il nazismo nella discarica della storia. Dagerman parlerà anche della denazificazione. Buona parte dei nazisti se la cava alla grande. Lui scrive nel 1946, quando questa opera di pulizia è già avviata e tutti sono convinti che sarà un successo. Dagerman vede un ex giudice nazista in un paese di campagna che la sera se ne torna tranquillo alla sua casa, salutando cordialmente quelli che aveva perseguito. Lo scrittore svedese assiste anche ai processi. In uno compare un uomo che è stato nazista, ma l'avvocato difensore fa notare che lavora per l'amministrazione degli alleati. E siccome il regolamento non prevede di utilizzare personale compromesso col nazismo, il processo non sa da fare e infatti non si farà. Un altro uomo porta dei testimoni che dimostrano la sua vera natura. Sì, si è iscritto al partito nazista, ma solo perché stava divorziando, oppure perché c'era in ballo quella promozione. Una simile opera non fu solo accolta positivamente in Svezia. Alcuni accusarono Dagerman di essere troppo umano, comprensivo coi tedeschi sconfitti, quasi occultando la sofferenza subita dagli altri popoli. Dagerman era anarchico, aveva sposato un'esule anarchica tedesca ed era antinazista quasi in maniera naturale. Quando va in Germania, lui esercita un'arte e lo dichiara: l'arte di scendere in basso. Invece di accomodarsi su uno dei tanti piedistalli pronti all'uso, come faranno buona parte dei giornalisti spediti in Germania a comprendere il nazismo, lui scende appunto in basso. Perché non c'è un dolore di serie A e uno di serie B, e classificarlo significa solo perpetrare una raffinata forma di vendetta. Dagerman quindi scende in basso, a differenza di tanti benpensanti svedesi che criticheranno questa sua simpatia per la Germania, stravaccati sui loro divani, nel tepore delle loro casette borghesi. Lui scende nelle cantine e osserva. Quello che vede, prima di ogni altra cosa, è l'essere umano che soffre, bambino, uomo, donna, vecchio. Conosce le loro colpe, le loro responsabilità, ma il sopruso, la prevaricazione tipica di tutti i vincitori, non può essere una buona medicina per curare un organismo che per anni è stato intossicato dall'ideologia nazista. Tutta l'opera di Dagerman è sempre un scendere in basso, mettersi accanto alle persone, che non vuol dire che non giudicasse al contrario. Scendere in basso è un chiaro giudizio nei confronti di quelli, e sono sempre la maggioranza, che se ne stanno da qualche parte in alto. Comodi, comodi. Ma la prossima è non per la gloria, ma per il pane.